passata una vita, eppure sono qui a registrare un reading vlog. È lunedì 25 marzo, sono le 17:30 e io sono ufficialmente tornata su YouTube, a registrare per YouTube. Non sono tornata su YouTube ancora, non so quando uscirà questo video, ma comunque voglio fare un reading vlog di 72 ore, quindi inizio oggi e finisco mercoledì sera, più o meno, qualcosina in più di 72 ore. L'idea è di cominciare adesso e finire mercoledì a mezzanotte e vedere un po' quanto riesco a leggere in questi 3 giorni. E poi farò qualcos'altro probabilmente nelle vacanze di Pasqua, soprattutto considerato che domani ho università, quindi non leggerò più di tanto, però questo è un dettaglio. Questo è il libro che sto leggendo in questo momento, Un attimo soltanto di Paola Chiozza, e sono più o meno a metà perché io sono arrivata esattamente qui. Questo è quello che ho letto con i post-it e questo è quello che devo leggere. L'obiettivo è di finirlo entro stasera, ma non so se ci riuscirò perché alle 18:30 ho la live su TikTok con Ervea e Franci per leggere Misty della Redock Manor, quindi finiremo verso le 8, non so se questo riuscirò a leggerlo poi anche stasera, proviamo, vediamo cosa ne esce e quanto riuscirò a leggere oggi. Eccoci qui, mercoledì sera, per fare un attimo il recap di quello che ho letto in questi 2 giorni, però finirò questo vlog domattina perché sono sicura che comunque riuscirò a leggere altro stasera e quindi domattina vi farò il recap di quello che ho letto anche stasera. Come avevo detto lunedì sera, avevo in lettura Un attimo soltanto della Chiozza e l'ho finito. E sono davvero contenta di questa lettura perché mi è piaciuto tantissimo. È un libro che mi ha fatto veramente staccare dalla realtà. È divertente, emozionante, triste ma anche felice, e mi è piaciuto veramente veramente tanto. Infatti io ho dato 5 stelline. Abbiamo la protagonista femminile che è Alizé, ha una sorella un po' più piccola, viene dalla Francia, la mamma e il papà sono francesi, però si è trasferita a Genova quando era piccina. Non vi dico il contesto perché non voglio spoilerarvi nulla, comunque diciamo che le sue condizioni economiche non sono delle migliori, lei è abbastanza povera, però il suo migliore amico è uno dei nobili più importanti di Genova, o meglio la sua famiglia è una delle famiglie nobili più importanti di Genova, ed è Ludovico. Ludovico ama andare a vela, fa infatti la vela come sport, e lo stesso per quanto riguarda Troy. Ma Viola mi ha sporcato, oddio, me ne sono accorta solo ora. Lasciato non so cosa, vabbè. Troy quindi è un altro personaggio molto importante perché anche lui ama andare a vela, viene dalla Nuova Zelanda, da Auckland, e anche lui ha un fratello più piccolo. E Troy è rivale di Ludovico, quindi Alizé si troverà tra due fuochi, il bene che vuole al migliore amico e quello che inizierà a provare per Troy, e sarà tutto un po' sconvolgente anche perché Alizé e Troy hanno un social gap abbastanza evidente, quindi ci sarà comunque per tutto il romanzo la tematica del ricco versus povero. Se parliamo di trope, possiamo dire social gap, strangers to lovers,
Port Romance. Molto molto interessante questo libro, anche perché per l'appunto si parla di vela. Vela, cioè non ho mai letto uno sport romance che parli di vela. E c'è anche un glossario all'inizio che spiega appunto tutti i termini più importanti che poi troverete all'interno del romanzo, e l'ho trovato veramente ben 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 fatto. Oggi però ho terminato anche un altro libro, un libro che avevamo iniziato a leggere per le Bookics. Vedete cosa sono le Bookics? Ve lo spiego io. Le Bookics è un gruppo di lettura che nasce con Erbea di Erbea Books Addicted e Francesca di Francia Love Books, in cui ogni mese leggiamo un libro diverso che scegliamo e vi comunichiamo sul nostro gruppo Telegram, che trovate linkato qui sotto, e leggiamo ogni settimana questo libro per tappe in live su TikTok. Quindi noi leggiamo questo libro solamente in live su TikTok. Però questa settimana era l'ultima settimana per leggerlo ed ero rimasta un po' indietro, così l'ho terminato, perché nell'ultima live non ero riuscita a terminarlo, e il libro di cui, che abbiamo letto questo mese e di cui vi parlo è Misty di Mary Lynn, che è il quarto volume della Redhawk Manor Collection. Misty direi che è in assoluto il libro della Redhawk Manor che fino a questo momento mi è piaciuto di più. L'ho proprio amato alla follia, perché parla appunto di Misty, che è questa ragazzina che si trova a un certo punto orfana, senza genitori, che sono morti uccisi, e senza neanche i suoi due fratelli. Aveva un fratello più grande, se non sbaglio, e uno più piccolo, che li ha persi entrambi, sono morti praticamente tutti. Quindi lei, orfana da sola, si ritrova a Redhawk Manor, incontra Connor. E tutto è la sua storia. Cosa si sviluppa in questo libro? In questo libro si sviluppa ovviamente la tematica amorosa, che è quella tra Misty e Connor, la tematica del found family, che è un po' la tematica che si ritrova in tutti i libri della Redhawk Manor Collection, ma soprattutto la tematica del rapporto tra fratelli. Il rapporto tra Misty e in particolare suo fratello più piccolo Layton viene veramente sviscerato all'interno di questo libro, ed è la cosa che mi è piaciuta di più, ed è anche il motivo per cui piango, e ho messo la clip in cui io piango per questo libro. Io sono molto legata a questa tematica, perché ho un fratello più piccolo, con cui ho la fortuna di non aver mai litigato, neanche per il telecomando della TV, detta proprio più banalmente, ed è una tematica che in generale mi tocca sempre tanto quando la vedo, che sia in un libro, in un film, in una serie TV, in un reality. Quando si parla di rapporto tra fratelli io mi commuovo, anche se è una cosa felice, io mi commuovo. Per questo che ho amato questo libro alla follia, perché questa tematica è stata proprio la ciliegina sulla torta. Ne ho parlato tra l'altro anche con Marilyn una volta finito il libro, e mi ha detto che è stata molto contenta, perché il suo obiettivo era proprio centrare il focus su questo tema, e quindi il fatto che io lo abbia colto l'ha resa molto felice. Ma in realtà è abbastanza evidente, chi legge Misty credo si renda conto che la tematica principale è questa e non la relazione amorosa in sé, che comunque è meravigliosa, forse la più bella che ho letto finora tra Wings, Stuck, Issue e Misty. E pensare che io credevo che niente avrebbe mai superato Issue, perché Issue, che è il terzo volume, ha come trope l'age gap, e invece ragazzi. Ma parlando di tropes, ovviamente found family, fratellanza, brotherhood, non so il trope delle relazioni tra fratelli come possa chiamarsi. Verrebbe da dire grumpy per Sunshine, ma in realtà no, perché sono entrambi grumpy, quindi si può fare grumpy per grumpy, cioè esiste. Vabbè, l'ho inventato io. 5 stelle soltanto perché non posso dargliene 100. Perché gliene darei 100? Adesso ragazzi, adesso arriva la domanda esistenziale, ovvero che leggo? Cosa leggo dopo? Sul Kindle sto leggendo Flawless, che è il primo volume di Elsie Silver. Mi pare che sono 4 libri, o 5, 4 mi sembra. Se ne è parlato tantissimo, per cui ero curiosa, l'ho iniziato. E va bene, mi sta piacendo tanto, però vorrei qualcosa da leggere in cartaceo e sono indecisa. Sto guardando l'iPad, perché ho tutti i titoli che devo ancora leggere segnati sull'iPad, e stavo cercando di capire cosa potessi iniziare, e sono indecisa tra Ci volevamo noi, che però è molto grosso, e volevo leggere una cosa un po' più piccola. No. The Brothers Hawthorne. Raga, non so. Vorrei leggere Twisted Lies, ma il fatto è che anche quello è un mattone. Volevo leggere una cosa un po' più piccina. Se no devo andare sulla Kennedy, tipo sul Segreto tra noi due.
Vabbè, non lo so, deciderò e domattina vi porterò gli ultimi aggiornamenti di questo vlog, sempre che io sopravviva alla giornata di oggi. Come promesso è giovedì ed eccomi qui a fare l'ultimo aggiornamento. Sono qui per dirvi che ho deciso di leggere lui, ho fatto anche il color coding, ma non ho ancora iniziato a leggerlo perché ieri sera alla fine c'è stata la partita di Cinder, ho visto quella, quindi non ho avuto tempo, e stamattina ho accompagnato mio fratello a dare un esame all'università, sì, anche se è giovedì santo, e quindi non ho letto nulla, però registrerò questa settimana un altro reading vlog, che sarà un reading vlog pasquale, che registrerò durante tutte le vacanze di Pasqua, per cui mi vedrete comunque leggerlo, ve ne parlerò molto meglio sicuramente in quel video. Bene, è un'emozione enorme essere tornata su YouTube, io spero di essere riuscita a intrattenervi, a portarvi un po' di me ancora una volta, e spero che questo cammino questa volta duri. E non ho dei giorni fissi in cui pubblicherò, non sarà una pubblicazione settimanale, ho deciso che terrò YouTube come pubblicazione saltuaria, quindi pubblicherò ma non ho attualmente un giorno fisso, al massimo sceglierò un giorno fisso settimanale, ma non significa che pubblicherò tutte le settimane, ma solo che i video usciranno solamente in quel determinato giorno della settimana. Comunque vi consiglio di seguirmi su Instagram perché io lì do tutte le informazioni e nel caso dirò lì quando pubblicherò qui i video. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati con me e spero di avervi fornito un piacevole momento, 10, 15, 20 minuti, non so quanto durerà questo video, quando lo monterò, e nulla, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdere nessun altro dei miei video, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!